Bentornato e bentornata sul canale o benvenuta se è la prima volta che sei qui. Il mio nome è Davide Barchi e in questo canale condivido filosofie e teorie sullo yoga tradizionale classico. E quello di cui ti parlo oggi è molto 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 importante, come quello di cui ti parlo in verità tutte le volte. Perché lo yoga è fortemente frainteso. Ad esempio, oggi parliamo di flow, vinyasa flow, super flow. Che cosa deve essere flow? Perché c'è un po' di confusione su che cosa debba o non debba essere flow. Pensiamo tante volte che flow è una caratteristica che riguarda il corpo fisico, ma potrebbe non essere solo così. E allora il video in questione, questo, ti spiegherà che cosa dovrebbe forse essere flow, o almeno i nostri sforzi dovrebbero andare più su quel tipo di fluidità piuttosto che in quella nella quale saltiamo come scimmie qua e là sui tappetini. Se ti piace quello che ti dico e vuoi sostenere il canale, la cosa migliore che puoi fare è mettere un mi piace, condividerlo sui tuoi canali social con i tuoi amici e magari iscriverti al canale. Per ogni dubbio, curiosità o riflessione, commento, non esitare, fatti vivo qui sotto nei commenti oppure sui social che lascio in descrizione, ovunque tu voglia trovarmi. Bene, buona visione. Allora, si sa, lo yoga è lo spostamento tra uno stato di sofferenza e uno stato di gioia, tra uno stato di contrazione e uno di espansione, repressione verso espressione. In sanscrito, dukkha e sukha dall'altra parte. Quello che accade però è che tante volte noi fraintendiamo questo processo di cambiamento. Di fatto lo yoga mi sembra che sia una delle materie più fraintese, più confuse del mondo, ma forse perché è quella della quale mi occupo, perciò che vedo più spesso, o forse perché l'essere umano è confuso ed essendo confuso non vede con chiarezza. Solo che poi il problema è che lo yoga dovrebbe darti quella chiarezza. Infatti, quando arriva, cominci ad accorgerti di cose che erano sempre lì, erano sempre state lì, ma in un qualche modo non potevi vederle, e invece diventano palesi, visibili, e non puoi più fingere. Ad esempio, lo yoga non si applica solo al corpo fisico, almeno il corpo fisico diventa il contenitore di un moto più ampio. Mente, voce, parole e azioni si allineano insieme, creando l'unico allineamento che interessa allo yoga, che non è l'allineamento anatomico, come tanti ci vogliono far credere, tanti insegnanti di ginnastica e ci vogliono far credere. Lo yoga non si occupa di questo. Lo yoga si occupa di un allenamento più profondo, non di quello del corpo umano, e basta. E allo stesso modo, questo termine strausato, flow, ecco, non è un termine che riguarda il movimento del corpo, vinyasa, ma è un termine che riguarda un altro tipo di movimento, il movimento appunto tra dukkha e sukha, tra uno stato di contrazione, di sofferenza e uno stato di gioia, che non ha niente a che fare nel come salti, da Adho Mukha, Dandasana, da Uttanasana, Chaturanga o qualunque salto ti piaccia fare in maniera scimmiesca o ci piaccia fare in maniera scimmiesca. Non è questo il movimento da fare con flow. Il movimento da fare con flow è quello verso la gioia, è quello perciò verso la realizzazione del nostro personale Dharma. Un qualcos'altro. Se cammino e vado verso questa direzione, allora sono flow, smetto di resistere, smetto di creare contrazione. Perché noi invece respingiamo tutti quelli che sono i segnali della vita nel produrre un cambiamento, forse perché non ci sentiamo adatti, perché non ci piace o qualunque altra sia la ragione che noi creiamo e per la quale scusiamo il nostro non agire, rimaniamo immobilizzati, bloccati lì. Lo yoga si occupa proprio di questo, si occupa e ricerca una capacità di smettere di dire no a se stessi, smettere di dire no a quei segni della vita che fanno anteporre tutto il resto a noi, alla nostra propria e personale realizzazione, alla realizzazione dello scopo della nostra vita. Quando pratichiamo ci avviciniamo e questi segnali cominciano ad essere sempre più evidenti, e proprio perché sono evidenti e ci devono far spostare da una situazione di sofferenza, questi segnali non saranno piacevoli, ma ci faranno percepire la sofferenza proprio per la
specificità della sua essenza, da quella sofferenza noi ci sposteremo, perché quando mi accorgo che sono scomodo, tolgo la scomodità. Ma se io non la tolgo la scomodità e rimango incastrato, rimango fregato. Allora mi racconto che sono un praticante, magari faccio dei salti ancora di più col corpo dicendo che sono proprio flow, sono molto bravo, e quando in verità non mi sono allontanato di un millimetro dalla mia condizione che genera sofferenza. Ed essendo che la sofferenza è così forte nella nostra vita e permea tantissime delle nostre ore, probabilmente il cambiamento che è richiesto è grande. E un cambiamento non può avvenire senza che qualcosa cambi. E se il cambiamento deve essere grande e qualcosa dovrà cambiare, bisognerà prendere in considerazione e diventare responsabili, abili a rispondere di ciò che facciamo. E se qualcosa crea sofferenza, la smetto. Anche se è qualcosa per me di importante, anche se è qualcosa che ho fatto per tutti gli ultimi anni, anche se è un qualcosa che mi hanno sempre detto che io dovevo fare o che la società mi ha detto che io dovevo fare, la pianto. Comincio a smettere di giocare con me stesso e comincio ad agire nel mondo come l'adulto che magari sono nato per essere e realizzo un passo alla volta la mia strada verso di me. E a quel punto, un passettino alla volta di nuovo, step by step, realizzo lo yoga nella mia vita e realizzo questo vinyasa flow, questo spostamento tra dukkha e sukha in maniera fluida, cogliendo i segnali della vita e agendoli invece che rifiutandoli. Allora la riflessione è: primo, vedo i segnali o ho ancora una mente troppo confusa che non riesce a vederli? Secondo, dico di sì a questi segni o continuo a dire domani non è per me, non sono pronto, la società non è il momento adatto, non posso cambiare lavoro, non posso fare questo, non posso fare quell'altro, perché? O comincio a fare. Namaste, buona pratica. Suddenly you're there standing in the crowd.